Sì, a proposito di musica, ecco, lo dicevi prima, tu ricordavi l'apporto sicuramente importantissimo di Mattia Coletti, che ti ha aiutato ad arricchire questi suoni. Perché era importante, no? Che non fosse un classico disco, diciamo così, di matrice folk, solo con voce e chitarra, no? Perché oggi è vero, se ne sentono tanti e alle volte si può anche finire, insomma, per stancare un tantino, no? Insomma, sì, mantenere viva l'attenzione dell'ascoltatore con piccole cose. Ma sono contento che dici questo, perché in realtà era proprio l'intento. Non che io rifugga da chi fa folk puro, nel senso che chitarra e voce va veramente benissimo. Io sono un amante di Bob Dylan della primissima ora, quindi va molto 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 bene. Però in realtà io non faccio folk, non è folk puro, vengo da esperienze molto diverse, sia di ascolto che proprio di ambienti. Io vengo dal punk, vengo da tanto Tom Waits, da tantissimo Nick Cave, vengo da roba un po' più complicata, e quindi, diciamo, sì, pur lavorando di chitarra, io quando vado a suonare mi capita, ecco, diciamo, su 10 date 9 le faccio da solo, poi a volte mi posso avere la fortuna di avere con me, tipo ad esempio ultimamente sto suonando con Andrea Pulcini dei Persian Pelican, che è un fenomeno. Vi dico, ricordatevi questo nome perché verrà veramente fuori. Persian Pelican sono meravigliosi, lui quantomeno. Però sai, quando vai in giro da solo, potrei anche andare in giro da solo con la chitarra, però mi porto dietro il bandoneon, mi porto dietro un loop, porto dietro un cembalino, porto dietro un'armonica, mi piace comunque poi colorare un canovaccio che, sai, se fai anche, c'è un pezzo dove c'è un accordo, per esempio, ecco, The Two Marshall è un pezzo di un accordo, se non ci fosse un violino pizzicato dentro come c'è, se non ci fosse uno scaccia pensieri come c'è, se non ci fosse uno stilofon poi sulla dramattia come c'è, sai, dopo un minuto rischi davvero di sai, non è poi psichedelia elettrica, è certo. Psichedelia acustica, per cui dopo un po' la psichedelia acustica rischia di diventare un po' noiosa, per cui la ricerca è proprio quella, cioè ricercare anche un episodio di un secondo che però vada a togliere l'ammortizzatore di un pezzo, no? Deve dargli una cunetta, deve dargli un balzo, e questo ho cercato di fare. Ti dico già da adesso che ora il disco ci va adesso, proprio da pochissimi giorni. Io sto già lavorando sul prossimo. Il prossimo sarà un pochino diverso da questo, e anche dal primo. Il primo era veramente molto crudo. Qui c'è qualcosa di fritto in più, in pentola, nel prossimo ci sarà qualcosa anche, diciamo, al forno. È come giusto che sia, no? Poi evolversi è sempre una delle cose migliori che possa fare un musicista. Allora, prima di lasciarci con qualche altra domanda, ascoltiamoci un altro brano da questo disco di Bungalow 62. Andiamo a prendere proprio il brano dove c'è Jessica Einaudi ospite, che tu citavi anche prima. Questa è Visions of Jay. Every time you look at me, thousand cannons surf the sea. Soldiers smoke a pipe, servants start to fight. Grandpa smiles and prays for me. And every time you talk to me, thousand stars dance. Thank you.
questa era Visions of Jay, l'album di Bangalore 62. Ne stiamo parlando con Paolo Forlì, che è l'autore di queste splendide canzoni. Come dicevamo, un disco che ti sta accanto, ecco, entra piano piano, cresce con gli ascolti. Questa è una forse delle caratteristiche migliori che ha questo disco, sebbene non abbia quell'impatto, no? Che hanno alle volte degli album, di magari prendersi dei suoni pieni, rotondi, insomma, questo è uno di quelli che insomma, bisogna ascoltare con attenzione. Questa penso che sia poi in fondo una caratteristica giusta, perché anche se è vero che in periodi come questi, in cui la musica è veramente troppa, no? Usa e getta molto spesso, anche nel mondo indipendente, non è che ci sia, insomma, ci sono molte cose hype che poi in fondo se ci vai a scavare sotto ti rendi ben conto che non resta molto. Qui invece c'è questa caratteristica di come le canzoni sappiano accompagnarti. Ecco, qua c'è chiaramente una citazione o quasi di Laniana, no? Nel titolo di questa canzone. Sì, guarda, in realtà questo titolo è il nome di un vino, si chiama proprio così, si chiama Visions of Jay, e poi è stata una grandissima coincidenza che abbia accettato Jessica Einaudi di cantare, quindi sai, Jessica con la Jay, pensano che è stato fatto apposta di cantasse Jessica, in realtà era nato proprio qualche mese prima il testo con questo vino spettacolare delle nostre zone, sai, io vado sempre del Tronto, qui provincia di Ascoli Piceno, e qui tra Ascoli e Teramo facciamo dei buoni vini, come penso li facciate in Calabria, anzi, certo. Non vedo l'ora di suonare in Calabria in realtà. Beh, anche qui il testo è abbastanza, non dico incazzato, ma non è un testo che sia molto simile, che è molto simile poi all'impatto musicale. L'impatto musicale è un po' da Nina Nanna, un po' così cantilenato, e un po' Felicino da Campanelli. Invece poi no, anche qui è una storia d'amore finita, che cantano due persone da lontano, così come è stato poi registrato, è stato da lontano, non l'abbiamo fatto insieme. Non che ci sia stata una storia d'amore, anzi, non c'entra niente, però ecco, è una storia d'amore finita, e quindi le ultime strofe poi parlano proprio di questa atmosfera. È vero quello che dicevi prima, cioè che un disco, per quanto penso io almeno, debba restare nel tempo. Io sarei molto felice di pensare che chi acquista i miei dischi poi li può acquistare praticamente soltanto nei miei live, perché non è che sono lì nei negozi, no? Però chi viene lì e me lo chiede e lo compra, vedo proprio che vuole comprarlo, io mi auguro che anche fra 5 anni o 10 o 20 possa riascoltarlo. E in realtà penso questo anche nel mio primo disco, che è ancora più artigianale, tant'è che dal vivo cerco di rifare almeno 3 o 4 o 5 pezzi del primo disco, che tra l'altro amo più oggi di 2 anni fa. Sai, io sono un grandissimo amante di Paolo Conte, che non c'entra niente con la musica, che non sarei mai in grado di fare dei miracoli del genere, però Paolo Conte, sai, io lo vedo, cerco di vederlo più spesso possibile dal vivo. Quando presenta un disco nuovo fa 2 o 3 pezzi di disco nuovo, fa tutti i pezzi vecchi. Questo secondo me è molto bello, perché vuol dire che i suoi pezzi di tempo fa sono pezzi che può riproporre tranquillamente quando vuole. Un po' anche questo è l'obiettivo, cioè di fare pezzi che non siano legati all'anno, all'annata, alla moda, ma fare pezzi che magari fra qualche anno possono ancora essere ascoltati, o magari che fatti 10 anni fa andavano bene anche 10 anni fa. Quindi mi piace tenermi fuori dalla moda, questo anche vuol dire un po' il pazzo, il cattivo e il morto, cioè non essere lì sul pezzo. Quello devono fare i professionisti, i giornalisti o magari i politici, o me ne guardo bene di fare il politico quando canto. Senti, poi questo è un po' croce e delizia di tutti noi, no? Perché io, vabbè, ce l'ho come regola un po' qui di non far diventare i dischi troppo vecchi di presto, nonostante
poi insomma chi lavora in un mezzo come il nostro, come la radio, può immaginare che riceva tanto di quel materiale che insomma ti spinga a consumare gli album, gioco forza, perché bene o male insomma se qualcuno ti manda, ti propone della musica da fare ascoltare, è anche giusto farla ascoltare poi a chi sta dall'altra parte della radio, quindi è un po' una caratteristica, però si scontra anche in un certo senso, no, con proprio il lavoro del musicista, perché sappiamo sempre bene, sempre così, no, che quando il disco viene pubblicato, insomma chi lo ha composto è già andato avanti, no? Quindi tu però hai detto chiaramente che non vuoi accantonare subito, no, le canzoni, ma vuoi tenerle vive nel tempo. Quindi, cioè, come trovare un nuovo amico, ti costruisci un tuo amico immaginario, no? Che poi è il disco. Un nuovo amico, sai, un vero amico te lo porti avanti fino alla fine, se è un vero amico, lo ami ogni giorno di più, fra 30 anni gli vuoi più bene di oggi, è uguale, secondo me è uguale, quindi cerco di portare questo anche nei live, cioè di creare questa atmosfera di grande amicizia, di non fare insomma le star di cose, io ti dico, ho avuto fino a 6 mesi fa un locale dove per 4 anni e anche prima ho organizzato tantissimi concerti, ho conosciuto tantissime persone che venivano a suonare, con i quali siamo anche molto amici con molti di loro, e ho sempre cercato di scegliere coloro che si proponevano non come star ma come persone diciamo allo stesso livello di chi stava lì ad ascoltare, se non sotto, e questo è quello che cerco di fare anch'io quando vengo a suonare, insomma di creare un'atmosfera molto molto amichevole, molto umile. Per me questo è un punto di partenza, cioè senza questo non c'è, si crea un'altra cosa, si crea un'altra roba, si crea lavoro, si crea una ricerca di costruzione di immagine che per me, cioè, insomma, io tra l'altro ho 45 anni, cioè non sono un ragazzino che cioè io ho la mia bella età, per cui ne ho fatte un po', quindi sai, non ha senso proporsi in quel modo, e credo che il disco poi debba rispecchiare il tuo stato d'animo di quando ti vai a mettere in gioco di fronte a un pubblico che può essere di 3 persone come i 300, e sai, questo lo noto poi già dai primi pezzi, si crea una simbiosi col pubblico, e questo è molto bello, cioè è questo il senso di tutto questo, di tutto quello che fai, il senso è quello di creare un piacere reciproco, no? Il piacere di ascoltare quello che fai per chi ascolta e di suonarlo per tu che lo fai. Se questo finirà, io non ho più motivo di comporre e di suonare in giro. Certo, mi sembra una visione da sposare a pieno. E allora Paolo, io ti ringrazio di aver insomma speso anche un po' di tempo con noi questa sera per parlare di Mad Bad Dead. Hai detto che insomma prossima data, che diciamo così fra virgolette è molto vicina a noi, al Circolo degli Artisti di Roma. Sì, perché diciamo fra virgolette non ho nulla di programmato per la Calabria, no, guarda, le prossime sono Roma, poi c'è Bologna e un piccolo tour in Sardegna, le prossime sicure, e poi vedremo magari se stare, io cercherò di venire perché amo particolarmente il sud dell'Italia e mi piace tantissimo tra l'altro anche la Calabria, perché avevo amici universitari a Bologna, calabresi, con i quali andavo veramente molto molto d'accordo. Facile da trovare, i calabresi sono dappertutto, come si dice, così come pure i marchigiani, insomma. Sì, 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 sì. Poi tra l'altro i musicisti marchigiani buoni ce ne sono una cifra. Sì, devo dire di sì. Ce ne sono veramente veramente tanti, alcuni famosi, altri un po' meno, altri che meriterebbero molto di più, ma insomma questa poi è la storia un po' classica per tutti noi. E allora grazie a Paolo Forlì, questo è il suo album che si intitola è firmato Bungalow 62, Mad Bad Dead, e chiudiamo proprio ascoltandoci questa canzone che dà appunto il titolo al nuovo disco di Bungalow 62.